Ok ragazzi, ve l'avevo promesso. Oggi ripeschiamo tutti i profili TikTok che abbiamo analizzato in passato e cerchiamo di capire come si è evoluta la loro storia e soprattutto se si è rivelata reale oppure no. E sì, parleremo anche di Bebop and Bebe. Ma comunque vi ricordate di Lord Vir e invece di Soul Mori? Preparatevi perché stiamo per ritornare nel lato oscuro di TikTok. Facciamo le cose con ordine, partendo dal primo profilo che abbiamo analizzato qui, Lord Vir. Per farla breve, questo ragazzo una notte aveva trovato alcune strutture di neve parecchio inquietanti nel suo giardino. Secondo tante persone erano opera di uno strano culto o di uno stalker che voleva fare del male al ragazzo. I suoi contenuti erano gradualmente diventati sempre più inquietanti, mostrando quelle e altre strutture ritrovate nel suo giardino. Ci eravamo lasciati il 21 giugno del 2021, quando la neve era ormai sciolta e Lord Vir trovava l'ennesima scultura, questa volta fatta di rametti. A quel punto la sua vicenda era un mistero, ma ad oggi potrebbe non esserlo più. Da quel momento fondamentalmente Lord Vir ha smesso di pubblicare video per circa 2 mesi, quando è tornato per informare gli spettatori che la struttura era caduta. Dopodiché il vuoto, letteralmente. Ha semplicemente iniziato a mettere i classici video che si possono trovare su TikTok. Il 15 settembre 2021 però ha pubblicato un video che mi ha fatto sospettare molto riguardo la veridicità della sua storia. Nella sua descrizione scrive semplicemente TikTok video, riferendosi probabilmente ai suoi video. Guarda fisso la videocamera spostandosi nell'inquadratura. Nei commenti le persone hanno subito pensato che stesse impazzendo per via di quelle strutture. Ma no ragazzi, l'audio utilizzato in questo TikTok è una famosissima canzone che andava di moda in quel periodo e il cui testo dice queste parole, che tradotto significa cazzo, ho mentito, merda, merda, merda. Direi proprio che si riferisce ai suoi video e voleva dire in maniera velata di essersi inventato tutto o almeno di aver mentito su qualcosa. E da quel momento in sostanza ha continuato a pubblicare video sconnessi dalla sua storia principale. Ma una cosa divertente che devo dirvi è che il 28 gennaio di quest'anno un freebooter ha pubblicato su TikTok il mio video dell'anno scorso su Lord Vir. A quel punto Lord Vir in persona ha fatto questo video in cui reagisce e scherza sul fatto di non conoscere l'italiano e quindi non capire nulla di tutto ciò che ho detto. E niente, è stato divertente e interessante conoscere la sua storia e farci un video. E sono contento che lui l'abbia notata in qualche modo. Sono anche contento che vi sia piaciuta all'epoca, ma a quanto pare una delle ipotesi che avevamo fatto in quel video si è rivelata reale. Con quasi assoluta certezza vi dico che si tratta di un ARG, un gioco fatto da Lord Vir che ha collegato TikTok alla realtà, facendo credere alle persone che si trattasse di un pericolo reale, quando molto probabilmente era tutto ideato e costruito da lui. Dopo quel video di gennaio, infatti, non ha praticamente mai più parlato di quella storia, il che mi fa credere che il suo gioco sia a tutti gli effetti finito. Ma cosa ci ha guadagnato a fare tutto ciò? Innanzitutto credo si sia divertito, e in secondo luogo l'account ha raggiunto la bellezza di 500.000 follower. In effetti è riuscito a incuriosirci e appassionarci, ma ritengo sia stato semplicemente un modo originale per intrattenere le persone su TikTok. Attenzione però, questa è solo una mia supposizione. Esiste la possibilità che tutto ciò che ha vissuto sia reale e magari ha semplicemente smesso di parlarne perché, come detto da lui stesso, questa storia l'ha fatto stare molto male. Io vi ho detto la mia, ma come al solito, sta a voi trarre le vostre conclusioni. Adesso però cambiamo totalmente argomento e torniamo indietro nel tempo fino all'ottobre del 2021. Quando parlammo dell'account di Soul Mori. Cercherò di essere breve, perché ragazzi, potremmo parlare per ore di questo profilo. Per chi non ricordasse, Soul Mori è una ragazza che su TikTok si è fatta notare per via della sua casa da sogno, che a molti ha ricordato la Murder House di American Horror Story. Al suo interno sono accadute cose decisamente spaventose, ma la storia su cui ci concentrammo all'epoca fu quella di Gilbert. Gilbert è il presunto spirito di un bambino vissuto lì, che a quanto pare è ancora legato a questo dipinto e ad una bambola ritrovata nelle mura della casa. La sua storia era abbastanza macabra, perché dopo aver indagato in vari modi, Soul Mori scoprì che il piccolo Gilbert non era esattamente felice. Voleva stare sulle sue
e non gli piaceva sorridere, ma il padre lo obbligava a farlo. Era obbligato a sorridere e vari avvenimenti e abusi hanno infine portato alla sua morte. Successivamente la ragazza trovò anche la bambola collegata alla sorella di Gilbert, Gloria, e infine trovò anche Maud, la bambola collegata alla loro madre. La storia è davvero lunghissima, quindi vi consiglio di ripescarvi il video di ottobre fatto insieme a Mr. Amon per avere un'idea più chiara di ciò che è successo. In quel video ci eravamo lasciati così. Quindi, sempre secondo la ragazza, la madre sarebbe stata solo un'altra vittima del padre John, dato che le bambole riunite sembravano essere molto più calme. Quindi, la famiglia è stata riunita e portata lontano da quella casa in cui ha sofferto così tanto. Perciò, tirando le somme, John avrebbe maltrattato i membri della sua famiglia, in particolar modo Gilbert, il quale era obbligato a sorridere, anche se non gli veniva naturale. Per questo, alla tenera età di 6 o 7 anni, decide di porre fine alle sue sofferenze in modo definitivo. Saul Mori, però, cerca in tutti i modi di far ritrovare la pace a questi spiriti inquieti, e come abbiamo visto, alla fine sembra riuscirci. Se questa storia fosse accaduta realmente, sarebbe assolutamente scioccante e tristissima. Una storia davvero intrigante che non ha niente da invidiare a molti film horror. Ma come è andata a finire? Saul Mori ha continuato a pubblicare centinaia e centinaia di video da quel momento e si è autoproclamata collezionatrice di bambole infestate. Dice di poterci parlare, di capire che cosa vogliono e quindi comportarsi di conseguenza. La cosa da tenere in conto però è che Saul Mori è un artista e credo proprio che in questo caso tutta la storia o almeno una gran parte sia stata inventata per promuovere la sua arte. Da ottobre ad oggi le sue strane vicende con le bambole sono continuate e sono diventate sempre di più. È assurdo quante bambole infestate abbia collezionato e per ognuna di loro ha raccontato una storia. Ecco, credo che sia andata un po' troppo oltre. Lei stessa aveva ammesso di aver un po' esagerato con alcuni dettagli sulla storia di Gilbert, quindi credo che abbia continuato a farlo, dato che le avvincenti storie delle sue bambole le hanno fatto fruttare addirittura 1,5 milioni di follower. E di sicuro questo aumento di fama ha comportato un importante aumento nella vendita dei suoi progetti artistici, e quindi penso che ci troviamo davanti ad un'elaboratissima strategia di marketing. E ok, non è una cosa sbagliata farsi pubblicità in questo modo, ma soprattutto per la storia di Gilbert, credo sia andata decisamente oltre, coinvolgendo anche sua nipote, una bambina. E niente ragazzi, Saul Mori è una bravissima artista, capace di creare storie a dir poco interessanti e coinvolgenti, ed è bellissimo ascoltarle. Bisogna però ricordarsi che una grandissima parte di ciò che racconta è falso. È un po' come guardare una lunghissima serie TV horror, ma su TikTok. Un po' deludente come spiegazione, ma come al solito, ovviamente, posso sbagliarmi. Vi consiglio di dare un'occhiata al suo profilo e farmi sapere cosa ne pensate voi. Ora però, è arrivato il momento di parlare di GBTV. Questo è forse l'account la cui storia ha appassionato più persone in assoluto, accumulando milioni di spettatori e 2 milioni di follower. In sostanza, sono due ragazzi che hanno acquistato una vecchia casa e hanno iniziato a trovarci dentro stranissimi oggetti. Al punto in cui eravamo arrivati, avevano già trovato una Bibbia, delle strane scritte, molte scatole contenenti oggetti occulti e una vecchia foto di famiglia. Sembrava davvero che tutto ciò fosse lì da decenni, e il mistero continuava ad infittirsi sempre di più. Il mio video venne pubblicato il 16 marzo del 2022, e questo era l'ultimo TikTok pubblicato da loro. Il 18 marzo, però, pubblicarono un altro video in cui mostravano di aver trovato un'altra scatola nel camino di quella casa, che, a detta loro, non veniva usato da più di 100 anni. Aprendola trovarono tutti questi cristalli, ma, cosa decisamente più importante, trovarono anche una vecchia cartolina e una lettera degli anni 40 proveniente dalla Thailandia. C'era un indirizzo completo scritto sopra, e aprendola trovarono un testo scritto in thailandese. Insieme al foglio all'interno della busta erano presenti anche due vecchie monete inglesi. A quel punto chiesero ad una loro amica di tradurre la lettera e venne fuori che parlava di una scatola comprata in un mercato e i ragazzi hanno subito pensato a quella che avevano trovato in soffitta. A quel punto, facendo un po' di ricerche, scoprono il luogo di provenienza della lettera e
Decidono di andare in Thailandia. Prendono un aereo e il 29 marzo pubblicano questo TikTok, aggiungendo dettagli su quella strana lettera. Dicono che venne inviata 82 anni fa e che secondo Google la stessa famiglia gestisce ancora quel mercato in cui venne acquistata la scatoletta. Vanno quindi subito alla ricerca di chi ha inviato la lettera e venduto quella scatola, ma smettono di pubblicare. Non si fanno sentire per 15 lunghissimi giorni, durante i quali le persone hanno pensato il peggio. Il 13 aprile però tornano con un video che inizia dicendo: siamo stati attaccati, aggrediti e avvelenati a causa di questa scatola. Quindi iniziano a raccontare quello che è successo. Hanno trovato abbastanza in fretta l'indirizzo scritto nella lettera e portava a questo strano negozietto, ma sembrava che non ci fosse nessuno al suo interno. Sentivano qualcosa di strano stando lì. Decisero quindi di andare da un ragazzo lì vicino e mostrargli la lettera. All'inizio sembrava non riconoscerla, ma appena gli mostrarono la scatola, l'uomo cambiò espressione. Quindi disse loro di andarsene perché la famiglia del negozio di prima stava per tornare. Lo ascoltarono e andarono via. Nel viaggio però notarono che un camion li stava seguendo. Si avvicinò sempre di più, fino ad arrivare a loro. L'uomo al suo interno sembrava arrabbiato e alla fine provò ad afferrarli per due volte. Scapparono ovviamente e decisero di bruciare la scatola che ha portato loro tanta sfortuna. E ragazzi, a questo punto credo che siano riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Da quel momento non hanno più pubblicato nulla e dopo quasi due mesi, la loro pausa più lunga, il 30 maggio, finalmente mettono un nuovo video online. Sono vivi, stanno bene e addirittura Discovery Channel vuole raccontare la loro storia. Ok, credo che a questo punto il quadro della situazione sia chiaro. Penso che andare in TV fosse il loro principale obiettivo sin dall'inizio. Basta pensare al nome GBTV. Ma anche se così non fosse, nel video del 30 maggio dicono di aver finito i lavori in quella casa e affermano di voler iniziare un nuovo progetto in una nuova casa. Che sia un progetto artistico anche questo? Un altro ARG forse? Sarebbe il più elaborato e costoso di sempre. Dall'ultimo video ho come l'impressione che fossero semplicemente due ragazzi annoiati e con tantissimi soldi a disposizione. Al tempo stesso però sembra strano che abbiano deciso di comprare una casa, ristrutturarla e andare in Thailandia solo per fare dei TikTok e avere del seguito. Immagino che dovremo aspettare Discovery Channel per saperne di più. A quanto pare i ragazzi torneranno a postare solo dopo aver trovato un nuovo progetto da realizzare. A voi le conclusioni. Sebbene io abbia fatto un video su Bibo Pembebe poco più di un mese fa, ritengo sia comunque giusto darvi quei pochi nuovi aggiornamenti che sono riuscito a trovare. Ci eravamo lasciati con la chiusura dell'account per via delle continue violazioni delle linee guida, ma ovviamente il giorno dopo la pubblicazione del mio video il profilo è stato riaperto. In realtà non c'è molto altro su cui speculare, dato che ho raccontato quasi tutto nel video precedente, ma qualcuno di voi mi ha fatto notare qualcosa che mi era sfuggita. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, dopo la riapertura, le due hanno continuato a pubblicare i soliti contenuti, esattamente come facevano prima. Quindi su quel lato lì siamo ancora in una situazione di stallo. Ma dal mese scorso, sempre più persone hanno iniziato ad indagare sul loro caso, facendo emergere sempre più dettagli inquietanti. Per esempio, in uno dei loro video si può vedere la piccola che sta letteralmente tremando. Oppure, in una live, un utente dice di dire «grazie per i like, sei in pericolo». E subito dopo... And there's one. Thank you for the likes. And there's a headshot. Is this a coincidence? Insomma, sempre cose del genere. Ma a questo punto mi viene spontaneo pensare una cosa. Che cosa è successo quando l'account era stato eliminato? Perché non hanno spiegato il motivo e non ne hanno mai parlato? Credo proprio che siamo davanti alle scelte discutibili di una madre in cerca di successo. Sono assolutamente sicuro al 100% che tantissime persone hanno chiamato la polizia per controllare se stessero bene. Se fosse accaduto qualcosa, se fossero in pericolo o fossero state rapite da qualcuno, l'account sarebbe rimasto eliminato, o quantomeno non sarebbe più attivo come lo è adesso. Perciò ritengo che chiunque sia questa donna stia usando la figlia per soldi e fama. Ma non solo. Se non sono in pericolo, lei è sicuramente consapevole di tutte le preoccupazioni dei fan. E starebbe alimentando ancora di più il mistero appositamente per far parlare di sé ancora di più. Se è questo il caso, è un comportamento davvero orribile.
Insomma, qualsiasi cosa sta succedendo in questo account è semplicemente sbagliato. Spero davvero che in questi mesi si arrivi a un dunque. Servirebbe un annuncio ufficiale della polizia che afferma che stanno bene, così da far finire questa assurda e contorta vicenda che sta andando avanti da troppo tempo. Bene, questi erano tutti gli aggiornamenti del lato oscuro di TikTok che ho pensato di darvi. Ribadisco che ciò che ho detto nel video è frutto esclusivamente della mia opinione, pertanto è estremamente personale. Quindi se credete che in questi profili le cose stiano andando diversamente, è normale e mi piacerebbe sentire anche le vostre conclusioni. Detto ciò, spero come al solito che questo video vi sia piaciuto. Io adesso vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.